Last but not least, Eh? noi per dovere di ospitalità, giustamente essendo anche quelli più vicini a Cassino che ci ospita, abbiamo lasciato il passo a chi veniva da più lontano e ci è So. sembrato assolutamente doveroso. Apprezzato questa. Assolutamente, Danilo e Luca confermeranno, è uno degli eventi più belli a cui mi sia capitato di partecipare. Di solito Oggi. noi impegnati anche in politica, di solito ci capita di partecipare anche a polverosi eventi noiosissimi ai quali difficilmente resisti sulla poltrona. Invece qui, e sono quasi le 7 di sera, siamo tutti svegli, siamo tutti attenti e siamo tutti lieti di condividere un'esperienza, perché di questo si tratta. Io ripasso i ringraziamenti di rito perché evidentemente sono grata sia al comune ospitante, rappresentato da Danilo, sia al professor Scafoglio e a te Claudio per averci coinvolti, ma noi siamo probabilmente gli ultimi in ordine di tempo ad aver aderito perché l'abbiamo veramente voluto fortemente e fatto in tempi record. E noi ci siamo sentiti telefonicamente forse un paio di settimane fa, Claudio, Sì, più o perché meno. come spesso capita, e gli amministratori presenti me lo confermeranno, la richiesta di adesione giaceva nella posta prenatalizia del sindaco. Ahimè, succede anche questo, però grazie alla sollecitudine di alcuni miei preziosi collaboratori, che tra l'altro hanno anche loro aderito alla candidatura, vale a dire l'associazione Anima Family, qui rappresentata No. da Gianfranco Capoluscio, mi hanno sollecitato, mi hanno detto: Moira, guarda, vi è arrivata una candidatura, come spesso accade. Cosa ne pensi? Sono saltata sulla sedia perché, oltre ad appassionarmi, queste tematiche sono una delle ragioni per cui io, da prima degli eletti, scelsi la cultura come delega, perché ritengo che sia effettivamente la cosa più importante da salvaguardare, da promuovere e da valorizzare. E Danilo me lo conferma perché effettivamente c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare. Ad un probabilmente prestigioso assessorato ai lavori pubblici ho preferito una cosiddetta delega di serie B e mi sono concentrata sulla cultura, che tuttora ha una lunga strada da compiere davanti a sé. Non è detto che tutti percepiscano questa importanza e abbiano la medesima sensibilità. Però è stato talmente bello anche confrontarsi prima dell'inizio della manifestazione con gli amministratori presenti, con gli altri convenuti, perché è una forma di crescita, di accrescimento anche nostro, che abbiamo 68 anni di tradizione carnevalesca e sapere che Capua, che è così vicino a noi, ne ha 134, mi fa pensare che effettivamente si può e si deve continuare in questa tradizione, che effettivamente aveva perso anche da noi un po' di smalto e abbiamo provato a rilanciare. Non sono stata così brava come te, io non ce l'ho fatta a portare avanti un comitato e una fondazione, ancora non ce l'ho fatto, ho qualche mese di mandato Vabbè, davanti. sei ancora giovane. Ci si può provare. Ci si può provare, ma forse perché tu eri sindaco e io vice sindaco. Forse qui, questo è il No, punto di io l'ho caduta. fatto contro tutti, io l'ho fatto contro tutti, fortemente criticato sotto tutte le pagine Non Facebook. sai Adesso, quanto ti capisco? quando usciranno i carri vedremo. Perfetto. Facci vedere la maschera. Però adesso sì, giustamente io devo per forza tagliare La l'intervento protagonista. istituzionale e dirvi perché siamo Aspetta, qui. tanto il 22 di il Mi sono 22 detto anche appuntamento a Pontecorvo e vi dico quest'ultima cosa: se questo intervento avesse un sottotitolo sarebbe Pulcinella incontra Mazzamavra. E chiamo vicino a me Roberto Lugli, che è il decano del nostro carnevale, un grande artista, e perché a lui lascio l'onere di illustrarci la maschera di Mazzamavra, che, come avete già detto poc'anzi, cromaticamente ricorda molto Pulcinella, e anche negli elementi che ricorrono, come ho sentito, della mazza l'abbiamo anche noi. Prego Roberto, avanti Lello, ecco il nostro Mazzamavra. Buonasera. Quando nel teatro dei burattini Pulcinella e un'altra maschera si danno delle bastonate ricordano molto quello che a Pontecorvo succedeva fino a qualche tempo fa da diverse centinaia di anni.
Pulcinella, vestito di bianco, con una maschera nera sul viso ed un bastone, ricorda molto la nostra maschera, il Mazzamauro. Sarà forse anche la vicinanza geografica con Napoli, ma le due maschere potrebbero essere sorelle. Potrebbero essere sorelle, soprattutto per la genesi socioculturale che ne ha segnato la nascita. Trasformare in sorriso, scherzo e motivo di divertimento quello che era stato per il nostro paese una grande tragedia, le invasioni saracene. Come Pulcinella, il nostro Mazzamauro, vestito di bianco e con la faccia nera, induce ad un sorriso velato di tristezza ed il divertimento provocato da quelle bastonate sulla schiena racconta di un'origine certamente non allegra. Dalle storie e dalle cronache tramandate nel nostro paese e dagli scritti di Giovan Battista Vincenzo Caramadre, erudito storico locale, riporto alcune notizie riguardanti la maschera di Pontecorvo, quella vera, cioè il Mazzamauro. Le origini del Mazzamauro o Mazzamavera vengono datate intorno al IX secolo, quando i saraceni risalivano con le loro barche il Garigliano e il fiume Liri, allora navigabili, provenienti dal mare e, approdando a Pontecorvo, irrompevano nelle strade e nelle case dei pontecorvesi, depredavano e razziavano tutto ciò che era possibile. Al loro arrivo il borgo era in subbuglio e la popolazione in preda al panico. I pontecorvesi, che sanno anche sorridere delle proprie disgrazie, fin dal Medioevo, dopo che le invasioni dei Mori erano cessate, diede l'inizio ad una folcloristica e simpatica tradizione. In occasione del carnevale si formavano gruppi di persone, di solito uomini, vestiti alla foggia dei saraceni, che si tingevano la faccia di nero, legavano un cuscino sulla schiena, indossavano un lenzuolo bianco formato con una fascia in testa e, armati di bastone, si nascondevano in campagna tra il folto degli alberi. E ad un certo segnale irrompevano in città, correvano per vie e vicoli urlando e schiamazzando, imitando le scorribande dei Mori, per arrivare quindi allo scontro fisico con gli abitanti del borgo, anch'essi armati di bastone, a quel punto giù botte da orbi sulle schiene protette dai cuscini. Ragazzi e ragazze correvano urlando e creando confusione. Dalle finestre delle case le donne collaboravano alla messa in scena urlando: «Dagli! Ammazza i Mori! Mazza Mori!» Da lì fu quindi coniato il termine Mazzamauro o Mazzamadre, l'antica e vera maschera della tradizione carnevalesca di Pontecorvo. Ho solo una piccola cosa che non fa parte del mio intervento. Noi pontecorvesi abbiamo il DNA, nel DNA abbiamo il carnevale e siamo sempre stati piuttosto esuberanti. Se pensate che il delegato apostolico Leonardo Vialti nel 1856 ha sentito il dovere di emettere un'ordinanza, una notificazione nella quale si diceva ai pontecorvesi: durante il carnevale state calmi. Quindi c'erano 9 o 10 regole da seguire per poter festeggiare il carnevale senza andare in galera. Grazie.